Questa sera ad Alessandria dalle ore 19:15 la marcia degli studenti dell'Istituto Volta per ricordare il 17enne Matteo Benzi, la vittima più giovane della strage di Via Lombroso accaduta lo scorso mercoledì. Trovate altri due casi di peste suina in provincia di Alessandria, fabbrica Curone e Morsasco, sala 929, il numero di cinghiali infetti rinvenuti da Piemonte e Liguria da inizio 2022. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Torino per il Festival delle Regioni assicura la sanità pubblica, una delle nostre priorità. Nelle vie della città gli studenti hanno contestato la presenza della Premier con scontri e manifesti. Ottobre, il mese della prevenzione del tumore al seno. Ad Alessandria, mercoledì 11 si potrà eseguire una mammografia gratuita prenotando al numero dell'ASL cittadina. Un ben ritrovati con la nostra informazione. Come avete sentito, tra poco alle ore 19:15 ad Alessandria partirà la marcia silenziosa organizzata dagli studenti dell'Istituto Volta, la scuola frequentata da Matteo Benzi, il giovane di 17 anni ucciso dal padre Martino insieme alla madre e alla nonna la scorsa settimana. L'appuntamento è nel giardino dell'Istituto Volta, la marcia che terminerà sotto l'abitazione della famiglia Benzi in via Lombroso 6 percorrerà Spalto Marengo, Spalto Rovereto, via Guasco, piazza Libertà, via San Giacomo della Vittoria, piazza Marconi, piazza Garibaldi, corso Borsalino, piazza D'Annunzio, via Lombroso 6. Gli studenti dell'Istituto Volta estendono l'invito a tutta la cittadinanza, enti, società, associazioni e scuole del territorio che vorranno condividere questo dolore incolmabile. Intanto non si conosce ancora la data dei funerali, mentre vanno avanti le indagini patrimoniali per capire se la situazione economica di Martino Benzi era tale da indurlo alla strage della scorsa settimana dove ha ucciso l'intera famiglia prima di suicidarsi. Parliamo adesso di peste suina africana perché sono stati ritrovati altri due casi in provincia di Alessandria, per la precisione a fabbrica Curone dove da inizio 2022 si sono registrate 6 positività e a Morsasco l'ottavo caso da inizio pandemia. Con questi ultimi ritrovamenti sale in tutto a 929 il totale dei cinghiali infetti tra Liguria e Piemonte, di cui 496 nel territorio piemontese. Anche a Genova ci sono stati altri due casi di ungolati positivi al virus, uno a Rovegno, prima volta da quando è iniziata la peste suina, e un altro a Propata. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Festival delle Regioni di Torino parla della sanità pubblica come priorità da sostenere, fuori invece gli studenti che l'hanno contestata con anche scontri contro la polizia. Ci spiega meglio Cristiana Zanetto. Dentro al Teatro Carignano di Torino parla la Presidente del Consiglio. Fuori, nelle vie di quella che fu la capitale d'Italia, manifestano gli studenti. Non vogliono la Meloni nel capoluogo piemontese, cercano di arrivare da Piazza Castello e da altre zone della città fin sotto il teatro, dove la Presidente parla nella seconda giornata dedicata alla conferenza delle regioni. La polizia respinge con forza, troppa, forse il lancio di uova e le corse degli studenti. Ci scappa la manganellata, ci sono dei feriti, sia tra gli studenti che tra le forze dell'ordine. La Presidente arriva dopo che ieri sotto la mole il Capo dello Stato Sergio Mattarella aveva ricordato tra le altre cose quanto fosse importante la sanità pubblica. Oggi la Meloni dal palco del Carignano ricorda che la coperta è corta e bisogna mettere le risorse su redditi, natalità e sanità, confermando che su riduzione delle liste d'attesa e risorse per il personale sanitario cadranno le maggiori attenzioni. Tutto a piccoli passi però, perché non si può fare tutto e subito, dice, ma si possono cadenzare gli interventi sfruttando, sottolinea, l'orizzonte di una legislatura. Che sia la sanità uno dei
degli argomenti più una legislatura. Che sia la sanità uno degli argomenti più scottanti durante questa conferenza delle regioni lo testimonia anche il fatto che lo stesso assessore regionale alla sanità del Piemonte, Luigi Cardi, ci tenga a far sapere che è stata condivisa l'agenda delle priorità sanitarie, insomma che le regioni sono unite per garantire il servizio pubblico. A margine degli incontri istituzionali del Festival delle Regioni, l'assessore Cardi ha anche avuto modo di concordare con il ministro della Salute, Orazio Schillaci, l'agenda del prossimo incontro a Roma sui fascicoli aperti della sanità piemontese. Tra i migliori operatori sanitari al mondo, il nostro sistema sanitario. Cambiamo argomento. Lo scorso anno era stato firmato un patto tra Stato e Comune di Alessandria per poter usufruire degli stessi aiuti che il governo aveva stanziato per le città metropolitane. Dopo 15 mesi però non è ancora arrivato nessun finanziamento. Il sindaco abbonante ha spiegato che senza quegli aiuti non potranno essere effettuati quei lavori pubblici che erano già sul punto di partire. Ad esempio gli attraversamenti pedonali rialzati per rallentare la velocità delle auto, mantenimento del verde pubblico, assunzione di altro personale dove manca molto altro, eccetera. E di questo ce ne parla adesso De De Vinci. C'era una volta un accordo Stato-Comune per ripianare il deficit economico che la città di Alessandria si trascina dietro da anni, che nel totale pesa per 66 milioni di euro. L'accordo però sembra sia stato dimenticato dal governo. Per questo da Palazzo Rosso è partita una lettera con l'appello del sindaco Giorgio Bonanti ai parlamentari piemontesi. Nel luglio dell'anno scorso in Consiglio Comunale abbiamo approvato l'accordo che abbiamo inviato allo Stato, controfirmato dallo Stato, che prevedeva una serie di obblighi per noi e noi siamo andati avanti su quella strada. Stiamo riorganizzando la fase della riscossione, abbiamo quasi ultimato le procedure di gara. Purtroppo, lo dico perché non c'è nulla da nascondere, comunque nascondere queste cose sarebbe un errore, abbiamo alzato l'addizionale IRPEF anche se di poco e aspettiamo dallo Stato una cifra in conto capitale o in parte corrente. Noi non soltanto chiediamo ma avanziamo delle proposte, lo abbiamo fatto scrivendo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, abbiamo scritto a tutti i parlamentari del nostro territorio, abbiamo scritto ad ANCI che rappresenta i comuni italiani, devo dire che ANCI ha recepito queste proposte e ha indicato la strada alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al legislatore, ora aspettiamo delle risposte, più che scrivere le norme non si può fare, abbiamo addirittura scritto noi ciò che il legislatore dovrebbe prendere e approvare senza nemmeno fare lo sforzo, diciamo così, di redigere i testi. Siamo quindi in attesa che arrivi una risposta positiva dal governo Meloni e confidiamo molto nell'aiuto dei parlamentari del territorio. Voi avete scritto ai parlamentari piemontesi, non solo quelli alessandrini? Abbiamo scritto a tutti i parlamentari piemontesi perché la vicenda riguarda sicuramente il comune di Alessandria, ma va ben al di là dei confini della nostra città. Sono diversi, non tantissimi fortunatamente, i comuni in piano di riequilibrio e che beneficerebbero di queste norme. Semplicemente si tratta di capire che alcuni comuni hanno già ampiamente fatto i compiti a casa, pertanto lo Stato non può non darci una mano, anche perché lo Stato ha aiutato i comuni, città di area metropolitana con ingenti risorse. Lo ha fatto sicuramente con il governo Draghi, ma con norme che sono state confermate poi negli anni successivi. E quindi oggi c'è una disparità di trattamento chiarissima fra, diciamo, nel trattamento fiscale dei cittadini, delle cittadine e dei cittadini che vivono nelle aree metropolitane rispetto alle cittadine e i cittadini che vivono nelle aree dei comuni capoluogo di provincia. Quindi il legislatore è obbligato a intervenire. Lo faccia prima possibile perché noi siamo in difficoltà.
Da lunedì 9 ottobre a Novi Ligure prenderà il via una serie di assemblee pubbliche promosse dall'amministrazione comunale aperte alla partecipazione dei cittadini. Il primo ciclo di incontri prevede 10 appuntamenti che si terranno in varie zone della città e saranno dedicati alla raccolta dei rifiuti. Oltre al sindaco e gli assessori comunali, infatti, alle riunioni saranno presenti anche i tecnici di gestione ambiente che forniranno informazioni utili sulla raccolta differenziata dei rifiuti e risponderanno ai quesiti del pubblico. Con questa iniziativa, spiega il sindaco Rocchino Mugliere, intendiamo attuare uno dei punti prioritari del programma amministrativo, vale a dire l'organizzazione di incontri periodici nei quartieri, nelle frazioni, per confrontarci direttamente con i cittadini, ascoltare i consigli e suggerimenti, approfondire con loro i problemi delle varie zone. E a Dovada la rimozione di alcuni cestini stradali per i rifiuti ha generato forti polemiche tra la cittadinanza, delle quali si è fatto carico il consigliere di minoranza Angelo Loris Priolo, che nell'ultimo consiglio comunale ha presentato in merito un'interrogazione. Sentiamo Fabrizio Mattana. Mentre continua la battaglia contro gli abbandoni dei rifiuti, si parla di controlli e fototrappole, la recente decisione del comune di Ovada di Econet di eliminare parte dei cestini stradali sul territorio ha generato forti polemiche. Dall'introduzione del metodo di raccolta porta a porta è sempre più frequente trovare sacchetti di rifiuti abbandonati lungo le strade, sulle rive dei fiumi, nei boschi. E per questo, secondo il consigliere di minoranza Angelo Loris Priolo, è anomalo che il comune abbia deciso di ridurre anche i cestini stradali. Per cui, ha affermato Priolo, ho presentato un'interrogazione in Consiglio Comunale. Sì, ho presentato questa interrogazione in Consiglio Comunale, che era stata coadiuvata anche da una commissione alla quale avevano partecipato anche i vertici di Econet insieme al nuovo assessore. E chiedevo appunto di conoscere i motivi per i quali sono stati eliminati un 7-8% dei cestini stradali della città, diciamo 27 o 28 su circa 300, e mi è stato risposto che sono stati eliminati per contrastare gli abbandoni. Non mi sembra però la soluzione quella di eliminare i cestini stradali. È un po' come se per eliminare gli eccessi di velocità nelle vie noi chiudessimo le vie. Vanno contrastati gli eccessi, vanno contrastati gli abbandoni, in questo caso in maniera più capillare, facendo capire e comprendere alla gente che non è abbandonando il rifiuto che si ottiene il risultato, anche perché ci tengo a sottolineare che si paga comunque la stessa cifra. Cercherò di farli tornare sui propri passi, soprattutto in quei luoghi dove operano delle attività come ad esempio i distributori automatici di snack e di merendine, che, o la stazione ferroviaria, che di per sé sono luoghi di grande passaggio, e credo che chi ha ancora la civiltà di smaltire la cartaccia vada premiato e non ostacolato. Secondo Priolo, in futuro sarà necessario ripensare però tutto il sistema di raccolta rifiuti. Il sistema va sicuramente rivisto e modificato, anche se i margini, bisogna essere sinceri, sono molto pochi. Però io credo che bisogna pensare soprattutto a chi i bidoncini della spazzatura è costretto a tenerli in casa. Perché arriviamo da un'estate caldissima dove chiunque può immaginare cosa voglia dire tenersi in casa un bidoncino dell'umido per un paio di giorni. Incontri al Santa Chiara, questo è il titolo di una serie di appuntamenti in programma ad Alessandria, con 10 professionisti che metteranno a disposizione la loro storia e le loro scelte di vita. Alessandra Dellaca. Sarà il prefetto Alessandra Vinciguerra ad aprire il ciclo di incontri promossi dal Centro di Cultura, gruppo operatori dell'Università Cattolica, al Collegio Santa Chiara di Alessandria, con l'intento di mettere al centro il confronto col pubblico su una professione intesa come scelta di vita e come ricerca continua. Non una lezione in cattedra, quindi, ma una narrazione fluida che, a partire dal 10 ottobre e poi con una cadenza che da calendario vedrà il martedì alle 21, la serata di riferimento, accoglierà fino al prossimo aprile in Sala Iris più professionalità. Beh, è una sperimentazione. Abbiamo pensato, insieme col Collegio Universitario Santa Chiara, di offrire prima per tutto, anzitutto agli studenti universitari collegiali, ma poi a tutti gli universitari della città e
anche a persone che universitarie non sono, lo sono state o non lo saranno mai, 10 incontri, non 10 lezioni, 10 conferenze, ma 10 incontri con una persona che non ci viene a raccontare i dettagli della sua esperienza professionale, di ricerca, istituzionale, quella che è, ma il senso, il metodo, il modo, e quindi viene a mettere a confronto la propria vita complessiva con la professione. E vediamo che cosa viene fuori, ma l'idea è proprio di fare degli incontri, cioè non appunto un momento dove c'è un maestro, un professore che spiega quello che ha racimolato di interessante nel corso della sua vita, ma che mette a confronto la sua vita e permette ai partecipanti a loro volta di mettere a confronto la propria esperienza di vita nella età in cui si trovano, giovane o meno giovane, con un'altra esperienza personale. Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e proprio per questa occasione mercoledì 11 di questo mese sarà una giornata dove si potrà effettuare una mammografia gratuita prenotando ad un numero dell'ASL di Alessandri. Ci spiega tutto Cristiana Zanetto. Ottobre è il mese della prevenzione contro il tumore al seno. Per questo l'ASL di Alessandria, insieme all'unità di valutazione e organizzazione screening e dalla LILT, propone una serie di iniziative per porre l'accento appunto sugli esami da eseguire per diagnosticare con tempo un possibile tumore alla mammella. Ad iniziare proprio dalle mammografie che nella giornata dell'11 ottobre saranno eseguite gratuitamente nelle sedi dell'azienda sanitaria di Alessandria, Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure, Tortona e Dovada, alle donne tra i 45 e i 75 anni, alla quale sarà fatta anche un'accurata visita senologica. Lo scorso anno sono state eseguite 20.000 mammografie solo tra le popolazioni target, pari circa al 61% delle donne dell'Alessandrino. Il calendario delle iniziative organizzate dall'ASL di Alessandria con l'aiuto di Andos di Casale, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, e dalle associazioni Cigno e Vela di Ovada e Franca Cassola Pasquali di Tortona è veramente ricco di molti appuntamenti. Per aderire all'iniziativa delle mammografie gratuite basta prenotare telefonando al numero 0131 30 64 06 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11. Lo stesso numero sarà riferimento per aderire ad altre giornate di screening e prevenzione e a altre iniziative. In Piemonte farà inoltre tappa il 19 ottobre il treno della prevenzione con consulenze programmate a bordo di 2 treni, Freccia Rossa tra Roma Termini e Torino. Rimanendo in tema sanità, sono stati tanti gli allievi della scuola di polizia di Stato di Alessandria ad effettuare la propria donazione di sangue presso l'Avis comunale nell'ambito del progetto Maratona del Donatore. L'iniziativa costituisce un grande valore etico e morale e viene costantemente portata avanti dall'associazione Donatori Nati, la quale si svolge sull'intero territorio nazionale, che recentemente ha visto la partecipazione in prima persona del capo della Polizia di Stato, il prefetto Lamberto Giannini. È piemontese uno dei 5 progetti vincitori della Call for Ideas, un'iniziativa promossa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nell'ambito della seconda edizione dell'Italia delle Regioni in corso a Torino e che ha l'obiettivo di far conoscere e ascoltare il punto di vista dei ragazzi tra i 18 e i 28 anni in materia di salvaguardia dell'ambiente. Il vincitore si chiama Lorenzo Mellano ed è uno studente dell'ITIS agroalimentare del Piemonte. Mellano ha presentato un progetto di agricoltura sostenibile che si chiama Orto Lunare. Il progetto propone un ecosistema agricolo intelligente che utilizza la tecnologia di precisione per garantire raccolti sicuri e di alta qualità, riducendo al contempo l'impatto ambientale utilizzando il metodo idroponico.
Bene, siamo arrivati allo sport, torna in campo questa sera, quindi tra poco alle 18.30 al Moccagatta l'Alessandria Calcio per affrontare la Pergolottese nel primo turno di Coppa Italia ad eliminazione diretta. In casa grigia tengono però banco ancora le vicende societarie, dopo le contestazioni dei tifosi nei confronti del presidente Nea Benedetto, il socio di minoranza Alain Pedretti ha manifestato il suo interesse ad acquisire la totalità delle quote societarie. La vicenda quindi riserverà nuove sorprese nei prossimi giorni, poi tra poco nella pagina sportiva a cura di Fabrizio Mattana, a cura di Maurizio Silvestri, questa volta ci parlerà con i suoi 3 minuti dei successi del tennis di Cassini, appunto, dei quali se ne è occupato lui stesso. Bene, la nostra edizione finisce qui, vi aspettiamo per le prossime edizioni, vi auguriamo una buona serata. Arrivederci.